dell'organizzazione della scuola in Italia e in Europa. È dal 2002 che il ruolo dei presidi e dei direttori didattici è cambiato. Da quell'anno hanno tenuto la dirigenza in un'ottica di scuola-azienda. L'Italia, racconta Fabrizio Rebeshek, presidente dell'Associazione Articolo 33, è uno dei pochi paesi europei in cui i dirigenti scolastici stanno in ufficio e non insegnano neppure parzialmente. Qual è l'alternativa all'attuale governance? Rebeshek in questo intervento presenta la proposta della Gilda. Un attimo proporvi una riflessione, premettendo una cosa che parà strana. Voi sapete che la Gilda degli insegnanti è un'associazione professionale che per statuto non ha la possibilità di iscrivere i dirigenti scolastici. Per cui siamo l'unica organizzazione sindacale che ha la possibilità di parlare un po' più liberamente dei dirigenti scolastici. Premetto anche che noi non siamo a prioristicamente contro il dirigente come persona, ma nemmeno come funzione. Siamo molto critici nei confronti di come è stata organizzata la dirigenza in questo Paese e come viene espressa dal punto di vista delle associazioni professionali dei dirigenti in questo particolare momento storico. E la preoccupazione che ho io e che avete tutti quanti voi è che ci troviamo di fronte a una specie di guerra guerreggiata tutti i giorni con la dirigenza per interpretare le norme, per avere gli ordini di servizio, per la circolare, che cosa si deve fare, che cosa non si deve fare. È uno stillicidio continuo. Come diceva giustamente Rino, noi abbiamo bisogno, credo non solamente in Italia ma in Europa, di avere regole chiare per cui io so che cosa devo fare. E quello che devo fare soprattutto è avere un rapporto relazionale con i miei allievi e avere degli obiettivi didattici, pedagogici, educativi che siano coerenti con soprattutto la cittadinanza europea, che deve essere questo il nostro obiettivo fondamentale, in cui in questa cittadinanza non c'è solamente un aspetto di tipo etico, ma anche contenutistico di conoscenze che consentono ai nostri bambini e bambini, ragazzi e ragazze, di intervenire in un mercato del lavoro, ma non solamente il mercato del lavoro, perché la scuola non deve essere secondo noi una funzione esclusivamente il mercato del lavoro. Per quale motivo c'è questa guerra guerreggiata? Perché, come si diceva prima, noi abbiamo avuto una sedimentazione strutturata di leggi e leggine che hanno complicato le cose. Tutti i governi, quando vanno al governo, devono dare qualche elemento di novità. Solitamente prendono la scuola come uno degli elementi di novità, per cui abbiamo avuto riforme continue da almeno 25 anni. Continue. Nel senso che quando abbiamo cominciato noi, io parlo della generazione un po' più anziana, a insegnare, la scuola era completamente diversa. E il rapporto col dirigente era diverso, gli organi collegiali funzionavano sempre con vecchie decreti delegati del 73-74, però funzionavano in qualche maniera, si riusciva ad andare avanti, con tutti i limiti che questa scuola aveva, perché non possiamo dire nostalgicamente quanto era bello prima, c'erano grossi problemi prima, per cui era giusto mettere mano alla scuola, ma non in questa maniera, per cui ogni governo interviene sulla scuola. Sembra tipo House of Cards nella prima puntata in cui il futuro presidente degli Stati Uniti mi dice: per farci un po' di pubblicità interveniamo, facciamo la riforma sulla scuola. Ma la sta fatta anche Blair, sta facendo Macron, cioè tutti i governi europei, invece di affrontare i grandi problemi della società, per cui la scuola fa parte integrante di un sistema economico-sociale, interviene su una parte del sistema credendo che su questo sistema si possa trasformare la società. Non è possibile. Con la scuola non si trasforma la società da sola, è la società che si trasforma insieme alla scuola, insieme agli insegnanti, insieme alle famiglie, insieme agli studenti. Per cui è questo uno dei paradossi delle nostre politiche educative, non solamente italiane ma anche europee. Perché in Italia noi abbiamo questa differenza cioè sostanziale rispetto ad altri paesi, rispetto alla governance? Per governance noi intendiamo il governo della scuola, cioè come viene strutturato i poteri all'interno della scuola. E noi abbiamo avuto un'accentuazione negli ultimi anni del potere della dirigenza scolastica. Se vi ricordate, noi siamo partiti dai decreti del 93, dopo i Bassanini e così via, in cui è stata identificata la dirigenza scolastica. Prima c'erano i presidi, come diceva prima il collega, c'erano i direttori didattici, dopo sono entrati tutti i dirigenti.
siccome all'epoca seguivamo un po' la questione come sindacato, ci siamo resi conto che è stata una forzatura notevole, perché i decreti Bassanini identificavano la pubblica amministrazione nel suo complesso, dopo Mani Pulite, se vi ricordate, visto che siamo qua a Milano siete più esperti di noi. Per cui era un obiettivo quello di separare le decisioni della politica dalla decisione dell'amministrazione. Alla dirigenza aspettavano le questioni di tipo operativo, gestionale, e la politica doveva dare gli indirizzi generali per evitare che ci fosse corruzione della politica con l'amministrazione. Abbiamo visto che dopo tanti anni non è che abbiamo risolto molti problemi, tutt'altro, però in ogni caso questo è un altro tipo di discorso. Per fare questo è stata identificata una figura dirigenziale o paradirigenziale all'interno della scuola che si chiama dirigente scolastico, che è stata poi implementata, incardinata ed è stata riconosciuta ufficialmente col decreto legislativo 165 del 2001 e che è stato trasformato poi dal decreto Brunetto 150, ma all'articolo 25 si parla esplicitamente di dirigente scolastico come funzionario dello Stato, che ha una serie di poteri. Ora, per quale motivo i dirigenti sono riusciti a fare così tante cose e mentre noi siamo restati al palo come insegnanti? Perché sono più bravi di noi, bisogna dirlo, cioè i dirigenti si sono organizzati meglio di noi, hanno fatto lobby politica meglio di noi. E vorrei ricordarvi che nella storia della Gilda, visto che sono un vecchiotto della Gilda, noi abbiamo avuto un rapporto per un periodo con l'Associazione Nazionale Presidi, ANP, perché sembrava all'inizio che fossimo tutti e due d'accordo sulla questione delle aree di contrattazione separata, perché questa era una vecchia cosa che noi portiamo avanti e continuiamo a portarla avanti, cioè nel senso che per noi era semplice fare un contratto separato al personale ATA, non perché il personale ATA sia di serie B, ripeto questo perché sembra che noi siamo spocchiosi e vogliamo considerare il personale dei collaboratori scolastici e amministrativi come di serie B. Assolutamente, fanno un altro mestiere, lo capiscono anche i bambini degli elementari, per cui hanno delle normative diverse e così via. E dopo quello della dirigenza, siccome i presidi alla volta, se vi ricordate, erano pagati poco più degli insegnanti, questo era un problema, loro dicevano: caspita, io ho sempre più incombenze, faccio il burocrate, ma qui non c'è un riconoscimento. Allora a questo punto diciamo, mi pare giusto che ci sia un riconoscimento dei presidi, un riconoscimento della funzione docente e un riconoscimento del personale ATA come aree separate. Abbiamo sbagliato, nel senso che ci siamo fidati di loro, senza capire che loro sono andati avanti, hanno fatto lobby politica e noi non siamo riusciti a farlo, anche per col demerito degli altri sindacati che su questo non ci stavano assolutamente. E siccome purtroppo, se voi guardate in Parlamento, i dirigenti scolastici hanno un ruolo importante, cioè molti deputati vengono dalla dirigenza scolastica di tutti i partiti, è ovvio che portano avanti degli interessi che sono di categoria di lobby, diciamo pure di casta anche, io parlo di casta. Siccome ho seguito in Parlamento l'ultima, la fase della 107, così, andando in commissione e così via, parlando con molti di loro, mi sono accorto che effettivamente i veri insegnanti che rappresentano gli insegnanti dentro il Parlamento sono pochissimi. Mi ricordo perfettamente di essere stato a un convegno del PD sulla scuola, ancora prima della buona scuola, in cui facevamo delle proposte e vedevo che c'era un silenzio attonito rispetto a alcune proposte sulla dirigenza e ho domandato per caso: ma chi è di voi insegnante qui? Ce n'era uno solo, tutti gli altri erano dirigenti scolastici. Cioè sono stati bravi perché dentro i partiti, ma non solamente nel PD, ma in Forza Italia, eccetera, i dirigenti sono quelli che organizzano e propongono le cose, come Valentina Prea per ex Forza Italia e così via. Ci sono una serie di persone che riescono a portare avanti alcune proposte. Che cosa è successo negli ultimi anni? Che la dirigenza ha avuto una grossissima spinta di accentramento di poteri. E bisogna anche dire che questa è stata una spinta miope, perché ad accentramento di poteri sono determinate anche l'impossibilità di gestire tutti questi poteri. Perché, diciamoci la verità, per chi vuole fare concorso a dirigente scolastico nel futuro, adesso fare dirigente scolastico è un mestiere complicatissimo, cioè che non ti fa dormire bene la notte, perché hai una serie di responsabilità attribuite dallo Stato, dagli enti locali e così via, che evidentemente comportano che il mestiere è totalizzante,
e diventa difficile da gestire perché sei tra l'incudine e il martello, cioè da una parte hai legislazione contorta, complicata e contraddittoria, dall'altra parte hai un ufficio scolastico regionale che dovrebbe controllarti ma non ti controlla, però l'unica cosa che fa è ogni 3 anni verificare se tu sei compatibile o meno con quella scuola e il massimo della sanzione è spostarti in un'altra scuola. Oppure abbiamo avuto 2 casi di dirigenti licenziati in Italia negli ultimi 10 anni, 2, ma erano perché avevano compiuto reati penali passati in giudicato, non per altre questioni. Oppure l'altra questione è quella di dire abbiamo gli organi collegiali che sono stati inalterati nel tempo, per cui il dirigente da una parte ha le leggi, dall'altra parte gli organi collegiali con il consiglio istituto, il collegio docenti, e dall'altra parte ha poi le famiglie che stanno diventando un problema. Ma perché stanno diventando un problema? Non perché le famiglie sono state sempre un problema per noi, ma perché nella logica dei fatti, nell'ideologia che è stata proposta, come diceva prima il collega, la scuola da istituzione della Repubblica, da istituzione del territorio, in cui bene o male c'era un'autorevolezza della scuola riconosciuta da parte di tutti quanti, nella logica dell'aziendalizzazione della scuola, in cui sono diventati prevalenti gli aspetti tecnico-economicistici, da economia aziendale, rispetto a quelli che sono gli aspetti pedagogici e di organizzazione della didattica, questa cosa qua è diventata una questione in cui il cliente, cioè i genitori e gli studenti, diventano prevalenti rispetto all'offerta. Cioè, io sono un economista, per cui quando si parla di sovranità del consumatore nell'economia neoclassica si parla di quello, no? Cioè la domanda determina poi la questione dell'offerta in qualche maniera. Perciò le scuole devono curvarsi rispetto alle desiderata della domanda. Questa domanda è variegata e dipende dal contesto sociale e territoriale in cui si è. Cosa, e qui lo dico e lo confermo, che ha fatto sì che la nostra scuola, invece di essere egualitaria, ha accentuato le diseguaglianze. Se rileggete Don Milani, alcune frasi di Don Milani sono attualissime ancora adesso, non siamo riusciti dopo 40 anni, 50 anni a superare le diseguaglianze. I più poveri, i meno attrezzati, risultano i più fragili, quelli che sono all'interno di un percorso che può portare anche alla dispersione scolastica. Per cui questo è un problema che affronteremo poi il 5 di ottobre a livello nazionale. Però dal punto di vista concreto, il dirigente, il genitore che ti fa la lettera, l'insegnante X non sa insegnare, il ministero che ti scarica circolari sui vaccini, su questo e quell'altro, bisogna fare la formazione entro il 30 di novembre perché altrimenti perdi i soldi, devi fare questo e quello. Cioè praticamente il dirigente che mentre una volta stava in classe, veniva in classe anche con noi, cioè partecipava, era uno che poteva fare le supplenze addirittura perché era capace. Sta dentro un ufficio e non vede più le classi. Questo è un fatto gravissimo. È un fatto gravissimo. E vorrei ricordarvi che a livello europeo siamo uno dei pochi paesi in cui il dirigente sta in un ufficio, mentre negli altri paesi il dirigente è a part time, sta metà in classe e metà fa la funzione tipo amministrativo, perché le cose sono più semplificate dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista legislativo. Cioè il fatto di entrare in classe significa avere un rapporto diretto con le dinamiche educative, sul fatto che gli studenti cambiano, che i rapporti relazionali cambiano nel tempo, si devono contestualizzare all'interno di un determinato contesto storico-sociale. Ora questa cosa qui fa sì che nel nostro caso la dirigenza sia diventata un problema. Noi riteniamo che bisogna rilanciare da parte degli insegnanti, da parte delle istituzioni e degli enti locali, un ragionamento diverso sulla scuola. Io sono del Veneto, voi siete lombardi, noi abbiamo il 23 di ottobre un referendum proposto dalla Regione Lombardia, Regione Veneto. Un referendum molto ideologico. Io quando ho domandato all'assessore regionale Veneto che cosa intende fare per la scuola, questi non hanno tante idee. Cioè vogliono l'idea è quella della scuola tipo Bolzano,
in cui c'è un contratto separato. Voi sapete che i nostri colleghi di Bolzano non hanno il contratto nazionale di lavoro, hanno organi collegiali diversi per cui c'è l'intervento della provincia autonoma in maniera forte, fanno più ore di insegnamento, fanno più ore di non insegnamento, di attività funzionali, vengono pagati molto di più. Nessuno dice che questa scuola non funziona, la scuola di Bolzano funziona perfettamente e noi della Gilda non abbiamo mai avuto nessun tipo di pressione da parte degli insegnanti di Bolzano per cambiare le cose. Sono contenti, soddisfatti del loro lavoro. È ovvio che noi vorremmo immaginare una cosa del genere, ma è possibile farlo in Italia in questo momento? È possibile fare una governance di questo tipo in Italia? Io credo che sia molto complicato. E io esprimo la mia perplessità rispetto a questi referendum cosiddetti autonomisti, perché prima di fare un referendum autonomista bisogna sapere che cosa si vuole dell'autonomia, perché un conto è parlarne in senso generale, un conto è applicarlo. È come è successo con l'autonomia scolastica di Luigi Berlinguer. Cioè, tutti noi volevamo l'autonomia scolastica all'inizio, soprattutto i licei, le scuole elementari, le scuole medie, perché gli unici che avevano un po' di autonomia di bilancio erano gli istituti tecnici professionali, che potevano organizzare delle cose in maniera più autonoma come gestione di bilancio e come gestione di spesa. Quella era l'autonomia che tutti volevano. Da questa autonomia legittima, per cui ampliare un minimo i poteri di decisione rispetto alle poste di bilancio, si è arrivata a un'autonomia massima. E qui lo dico e lo confermo, noi siamo stati molto critici rispetto all'autonomia scolastica così come è stata prevista e portata avanti nel nostro paese. Per quale motivo? Per il motivo che si è sempre incardinata in una sorta di ambiguità di scelta di sistema. Noi siamo sempre stati costretti a scegliere, cioè o meglio adattarci a ideologie o di tipo centralistico alla francese, ministero, gerarchia, in cui il dirigente rappresenta una delle ultime catene gerarchiche, oppure di tipo anglosassone. Ma come diceva Rino, nei paesi anglosassoni, nei paesi del nord, non c'è il valore legale del titolo di studio, o se c'è è di tipo regionalizzato o dei lender o di qualcos'altro. Per cui abbiamo una situazione diversa rispetto a quella dell'Italia, per cui abbiamo da una parte una struttura di tipo statuale centralizzata, dall'altra parte abbiamo fatto una riforma in cui le scuole sono autonome. L'autonomia scolastica prevedeva nella logica di qualcuno la competizione delle scuole come aziende all'interno di un sistema, per cui lo sapete perfettamente. Io ho fatto, come molti di voi, parte delle commissioni orientamento in cui si fa la pubblicità nelle scuole, vota Antonio, vieni con noi che siamo più forti, ti promettiamo questo. Ecco, questo scadimento della scuola a mercato è diventato deleterio, in cui la scuola funziona se assume tanti studenti, la scuola non funziona se ci sono defaianze, c'è un calo di studenti. Questa cosa qui è sempre compatibile con logiche neoclassiche economiche, per cui la concorrenza tra scuole dovrebbe determinare l'eccellenza o il miglioramento delle scuole. Non è detto che questo succeda, non è detto che questo succeda, anzi ci sono dei casi in cui questo è stato determinante per l'abbandono di alcune capacità di offerta formativa nei confronti degli studenti in alcuni ambiti particolari. Il fatto che poi abbiamo sposato una logica che di tipo europeo, se guardate Lisbona, il Trattato di Lisbona, per cui dovremmo raggiungere determinati livelli sia di laureati che di diplomati nel giro nel 2020, no? Siamo ormai agli sgoccioli perché non ce la faremo mai. Significa che noi dobbiamo avere più diplomati possibile, più laureati possibile, dimenticando una cosa, che in altri paesi il laureato non ha lo stesso tipo di percorso scolastico che noi abbiamo per le università. Ci può essere laureati in 3 anni con determinati diplomi, ma viene considerato a livello di Eurostat laureato. Il fatto del diplomato dipende da che cosa si intende diplomato, perché anche alcune scuole professionali regionali di Länder tedeschi sono diplomi, ma non sono gli stessi diplomi nostri.
ma a livello statistico sono diplomati. Noi arranchiamo in questa confusione, per cui dobbiamo anche mettere a posto il rapporto tra le scuole regionali e le scuole statali per ciò che concerne l'istruzione professionale. In questo caso le ultime deleghe sono state un passo in avanti, però non hanno chiarito fino in fondo qual è il ruolo dello Stato e il ruolo delle regioni. Ma dopo questo sarebbe un oggetto di un convegno a parte, per cui casomai ne possiamo parlare in altre sedi. Allora, il fatto di avere questo tipo di situazione variegata determina una scissione, un oiato tra quello che si intende fare e quello che si deve fare. Perciò, per raggiungere risultati compatibili con i piani di miglioramento, state attenti che il problema del piano di miglioramento è un fatto ambiguo. Cioè, tutti noi vogliamo migliorare nella vita, come soggetti, come organizzazione e quant'altro. Ma non siamo obbligati a migliorare sempre. È la logica del PIL, che se il PIL non aumenta, non aumenta la felicità delle persone. Non è detto che sia così. Perché le logiche di aumento del quantitativo, commensurabile di alcune item, di alcuni criteri, non determinano necessariamente un aumento della qualità. Cioè, se io dico devo raggiungere tot promossi, benissimo, li promuoviamo tutti. Ho la mia dirigente scolastica che mi detesta abbastanza, perché l'anno scorso ci siamo permessi come consiglio di classe di non ammettere l'esame maturità a due persone, che non avevano fatto niente tutto l'anno, ma non era colpa nostra. Cioè, vi assicuro, li abbiamo telefonato a casa, di tutto abbiamo fatto. Non hanno fatto quello che dovevano fare. Ha detto, ma dovete riflettere sul fatto di avere sbagliato perché è una vostra responsabilità. Allora, quando ti senti questo tipo di discorso anno dopo anno, ritornando a interpretare un discorso da Don Milani in maniera ambigua, cioè Don Milani era collocato in un periodo storico particolare, e ritornare a fare questo in un liceo classico è un po' difficile, ecco, diciamo pure che nei licei classici ci sono i Pierini, non ci sono i Gianni. Significa che tu a un certo punto, come docente, che sei demotivato spesso, schiacciato da circolari, da obblighi, dici promuoviamo tutti, ma che ce ne frega? Se è il titolo di studio, il pezzo di carta, quello che vale, noi andiamo avanti così. Stiamo attenti che questo è un problema grosso. Questa organizzazione sindacale, vorrei ricordare, non è che sia per la bocciatura, non siamo felici di bocciare, io non sono felice di bocciare, come voi del resto, e cerchiamo di farlo nei casi eccezionali. Quello che dobbiamo in qualche maniera porre al centro dell'attenzione della nostra professione è il fatto, come succede in altri paesi europei, come succede in Germania, in altri paesi, è l'orientamento e la chiave di volta. Cioè, quando noi abbiamo una scuola dell'obbligo che deve essere giustamente uguale per tutti e deve portare tutti i cittadini ad avere determinate competenze e conoscenze per essere cittadini di questo paese, quello che discrimina è il passaggio della scuola dell'obbligo alle cosiddette secondarie e secondo grado superiori. Là diventa il problema grosso. Già ci sono problemi nella scuola media cosiddetta, perché lì c'è una scelta di incanalarsi all'interno di mercati del lavoro, di scelte di tipo professionale futuro, di scelte di competenze future. Allora, io credo che bisogna avere la capacità di definire dei percorsi per cui le famiglie non hanno il diritto di credere che il loro bambino sia il più geniale della terra, ma sappiano che ci sono dei limiti oggettivi rispetto ai percorsi scolastici che le famiglie intendono perseguire. Cioè, io che sono un istituto per il turismo in cui ci sono le lingue, se uno non è portato per le lingue non è giusto che si iscriva da noi, ed è giusto che ne facciamo di tutto perché vada in un altro istituto, non bocciandolo ma dando la possibilità di fare una scelta di tipo formativo che sia conseguente alle proprie capacità, perché tutti noi abbiamo delle capacità diverse, per fortuna, perché altrimenti saremmo tutti uguali, non siamo tutti autonomi. Tutti noi abbiamo dei talenti diversi, abbiamo delle capacità di interpretare il mondo di diverse, e ci sono delle persone più intelligenti di altri, più bravi di altri in classe. Io non ero tanto bravo al liceo, però l'ho fatto lo stesso. I più bravi di me, io dicevo bravo,
perché studia meglio di me e ce la fa meglio di me, ma è un dato di fatto, non è che siamo tutti uguali. L'eguaglianza è sulle opportunità, non sul fatto che dobbiamo essere uguali per legge, perché fare le leggi in cui tutti siamo uguali le fanno solamente i paesi dittatoriali di un certo tipo. Ora, questo tipo di cosa dobbiamo valutarla in termini concreti. Negli altri paesi europei c'è questo tipo di problema? Sì, c'è. E anche Macron vuole eliminare le bocciature e quant'altro, ma mi pare che sia prevalente non un discorso di riflessione sul sistema, ma un discorso di tipo economicistico. Siccome le bocciature costano allo Stato, se non le facciamo abbiamo risolto un problema. Stiamo attenti che questo è il massimo dell'antidemocraticità, perché se noi diamo adito a una scuola sistema che sposta in avanti le scelte e la selezione al mercato libero è micidiale, è selvaggia. Le fragilità dei nostri ragazzi che escono fuori dalla scuola le vediamo nel mondo del lavoro, che non ce la fanno certe volte, non riescono a trovare lavoro, inerte perché esistono, perché tenti, non ce la fai perché non capisci che ci possono essere altre strade per farcela. Ora, tornando, questo è un discorso di tipo più culturale e professionale sul quale sarebbe opportuno che ci prendessimo un po' più di tempo per parlarci, lo dico molto tranquillamente come insegnante tra insegnanti, perché su questo siamo molto indietro, siamo schiacciati al fatto che dobbiamo raggiungere i risultati. Nel caso della buona scuola cosiddetta, noi abbiamo avuto una eccezionale incremento dei poteri della dirigenza e ripeto, i dirigenti hanno avuto un problema di essere da una parte caricati di responsabilità, dall'altra parte di dire ben vengano queste responsabilità a patto che ci paghiate di più. Io e il dottor Rimbaudo, che non ci vogliamo molto bene, che è il rappresentante dell'ANP, ci detestiamo abbastanza, ovviamente, no ovviamente, ma ultimamente negli ultimi tavoli abbiamo avuto degli screzzi notevoli. E lui fa un discorso veramente paradossale, dice, beh sì, dateci questi poteri, vogliamo la chiamata diretta, vogliamo questo, vogliamo quell'altro, ma in cambio dobbiamo essere pagati come i dirigenti dello Stato, cioè come la dirigenza dello Stato, quella apicale, che siamo su 180.000, 200.000 euro l'anno. Questo è l'obiettivo dell'ANP. Ora, io, se tu sei pagato anche 200.000 euro l'anno, ma ti danno tutte queste... Ma ce la fai da solo? No, non ce la fai. Non è il problema di dire datemi i soldi, io riesco a fare le cose che devo fare in questo momento. Ed è per quello, colleghi, che noi dobbiamo fare un ragionamento con i dirigenti e con l'associazione dei dirigenti, facendo capire che la loro professione, il loro incardinamento in questi ruoli non fa bene né a loro psicologicamente, né a noi, perché la scuola non funziona meglio, perché ripeto, stare bene a scuola tutti quanti significa creare la comunità educante, che dovrebbe essere una collaborazione, una cooperazione tra soggetti, non che uno comanda l'altro, perché o noi siamo professionisti, come noi riteniamo che lo siamo, oppure siamo impiegati, ma a quel punto l'impiegato sceglie quello che l'altro dice, io applico quello che tu mi dici. Scegli tu libri di testo? Benissimo. La metodologia didattica? Vuoi le LIMA? Io le faccio. Vuoi questo? Ti faccio il registro elettorale? Fai quello che mi... Basta che non mi rompi le scatole. Dopodiché insegniamo bene così? No. Perché l'amore per l'insegnamento, che è l'amore della relazione, stare in classe con le persone, di sentirle, viene perso. Perché diventano le procedure più importanti delle relazioni. Nella 107 è stato fatto questo sbaglio notevole di aumentare i poteri della dirigenza senza creare delle alternative di governance diversa della scuola. Ora, noi della Giunta degli insegnanti siamo famosi per essere stati quelli che hanno da sempre proposto il cosiddetto preside elettivo. Ora vorrei spiegare che cosa significa, perché detta così, i dirigenti saltano dalla sedia e dicono no, scherziamo, non siamo per i presidi elettivi quelli che uno immagina, cioè, alcuni dicono beh, il collegio docenti come nell'università sceglie il suo dirigente eletto tra il collegio docenti una volta ogni 3 anni, che dopo viene
ci sono stati i casi in Portogallo, in Spagna, in cui questo funzionava, cioè, non è che fosse una cosa tanto peregrina, cioè, siamo partiti dai casi concreti. Diciamo pure che in questa fase noi dobbiamo distinguere, a nostro avviso, le due funzioni della dirigenza: una funzione di tipo gestionale amministrativo e una funzione di tipo didattico operativo. Sono due cose completamente differenti. È impossibile che uno sappia fare benissimo la gestione e benissimo l'educatore dal punto di vista proprio dell'operatività e della gestione della progettazione educativa e curricolare di una scuola. Come ricordava Rino, c'è stato con i decreti Bassanini e dopo con il 165 un passo sbagliato in più. Mentre prima nella riforma gentiliana il dirigente veniva dalla scuola, cioè se io ero insegnante greco-latino potevo fare il dirigente di un istituto classico, ma non potevo farlo in ITIS. Adesso, essendo tutti dirigenti, uno si può spostare da una parte all'altra. Addirittura Rambaudo dice che noi, cioè, i dirigenti potrebbero andare a fare il dirigente delle ASL, potrebbero fare il dirigente del comune, perché sono tutti manager. Ma stiamo attenti, il manager è una funzione di tipo organizzatorio, tecnica, la tecnica aziendale. Nulla a che vedere con la scuola. Cosa c'entra il manager con la didattica? Cosa vuoi che ne sappia uno della didattica? È come nel comitato di valutazione che il dirigente scolastico che viene dalla scuola primaria deve valutare uno che fa meccanica. Cosa vuoi che ne sappia lui? Si affiderà del tutor e così via, ma non può sapere i contenuti, non può sapere se sta insegnando bene o male. Cioè, si affida al fatto, promuove tutti, vuol dire che è bravo. Non è vero, cioè, può darsi che ci siano anche delle modalità di insegnamento che portano alla promozione ma senza contenuti. Noi vogliamo che ci siano i contenuti e la qualità dell'insegnamento, no, non solamente le questioni formali. Ora, questa cosa qui determina nei dirigenti una sorta di implosione, però di quasi delirio di onnipotenza, per cui possono fare tutto ciò che vogliono. La nostra proposta è quella di separiamo le due funzioni. Resta alla dirigenza scolastica la funzione gestionale amministrativa, ma significa, a differenza del concorso che faranno adesso, io vorrei che i futuri dirigenti sapessero fare delle cose minime di diritto civile privato, perché fanno contratti, di diritto amministrativo, perché hanno rapporti con le amministrazioni e con gli atti amministrativi, di contabilità dello Stato, perché si fanno bilanci, di sociologia dell'organizzazione e sociologia del lavoro, perché hanno rapporti con del personale. Sì, finisco presto. Finisco in 2 minuti. Questo dovrebbe essere fatto. Se noi avessimo una parte di relazionale di questo tipo e invece il preside elettivo, che è il coordinatore della didattica, che sono due funzioni che si interfacciano dopo, per cui casomai alla fine vi mostro uno schema, adesso devo cessare di parlare perché altrimenti mi accoppano. Noi potremmo far funzionare la scuola, anche perché, diciamoci, se noi diventiamo impiegati, diventiamo deresponsabilizzati nei confronti degli obiettivi della scuola. Per diciamo, noi siamo pagati per quello che dobbiamo fare, basta. Se invece diventiamo protagonisti anche delle scelte didattiche, dei progetti didattici della sua scuola, in un collegio docenti che diventa il protagonista di questa cosa qui e non solamente l'organo che deve ratificare quello che il dirigente vuole, la scuola diventerebbe una cosa differente. E io credo che questa cosa qua sia una cosa che dobbiamo in qualche maniera sfruttare. È una, casomai dopo la posso spiegare tecnicamente, quando la spieghiamo solitamente restano zitti, perché a loro dice, tanto, sta tranquillo, i soldi ce li hai, la funzione ce l'hai, però lavori la metà. Non ti va bene. Ultima cosa, è ovvio che noi siamo d'accordo sul fatto, qui parlando degli enti locali, che quello che è successo all'Aquila, per cui il dirigente scolastico del convitto dell'Aquila è stato condannato penalmente per il fatto del crollo del soffitto durante il terremoto, è un fatto grave. Nel senso che nessun dirigente può essere responsabile della struttura statica di un palazzo. Nessun dirigente è proprietario del palazzo. Perciò la nostra proposta è questa. All'ente locale la responsabilità rispetto alla sicurezza della staticità dei locali. All'ente locale l'apertura delle scuole al pomeriggio e non alla scuola, perché la scuola è un bene pubblico di tutti quanti.
ed è di proprietà della città metropolitana o del comune. E in questo caso deve essere l'ente locale che diventa attore fondamentale. L'altra questione è che la dirigenza deve avere un rapporto solamente con la funzione di tipo scolastico, mentre fuori ci devono essere altri soggetti che hanno la responsabilità di questa gestione. Questa è la nostra proposta. Mi fermo qua e dopo casomai sono a vostra disposizione. Grazie. Avevo preparato le slide per una cosa.